Signori, capitolo 16 di Uncharted 3, che si chiama Non avrò altre possibilità, siamo qua con Elena, dobbiamo aiutarla a fare questa roba. L'abbiamo vista sul finale del capitolo precedente, però mi pare che qua sia tutto chiuso. E perché non me la fa aiutare? Partiamo bene Naughty Dog, eh? Partiamo molto bene. Non è che devo riavviarlo? Ehi, hey Nate, guarda qui. Forse passando per l'edificio. Ok, buona idea. Solleviamola. Ah, ok. Si era buggato. Come è già successo anche nel capitolo precedente, stranamente. Ok. Bene, abbassiamola. Oh, beh. Bene le mie arrampicate, raga. Cominciamo. Dall'altra parte sembra esserci un'uscita. Io ci arrivo, te t'attacchi. Dai, che scam. Va bene, così è più semplice. Ti piace di più? Ci abbiamo svegliato? Tutto bene? Sì. Sì, tutto a posto. Qua c'è una macchina. Possiamo uscire da quella finestra. Ma dobbiamo arrivarci. Va a prendere la macchina. Si guida a destra. Possiamo spingerla. Io spingo, tu sterzi. Dai, Nathan, su. Scarpe di merda che c'è, sembrano quelle di un clown. Dai. La salita è dura, eh? Quanto manca? Ci siamo quasi. Non fermarti. Hai provato a cercare le chiavi? Continua a spingere. Tira freno a mano, tira freno a mano. Tienila ferma, ci salgo sopra. Forza, presto, cedo. Non resisterò a lungo. Va a salirci sopra, ma da dove? Ma vaffanculo! Ok. Che due coglioni, ragazzi. Piecappala! E raga, e se non ci salta, io non so cosa dirvi. Perché fa il giro? Madonna, quante cose non richieste che fa sto gioco. Oh, godo. Forza. Ben. Addio mani. Che male. Non lo augurerei a nessuno una cosa così. Vieni giù, vai giù. Occhi. Ah beh, c'è la grata, allora buona. Tendendo la mano, non la sta più intendendo. Aspetta, no, ok. Vai sopra. Wow, guarda che bestione. Non male. Aspetta un attimo, apro la porta. Stai attento, ok? Sento due uomini. Come senti due uomini? Oh, cazzo.
Vorrei catapultargli addosso, sai? Forse ho sentito qualcosa. Avete sentito? Dove ti sei nascosto? Aspetta. Ok. Per te è finita. Vieni qui. Ah, che bello. Il SAS 12 è bello, ma non è che ci si possa fare chissà cosa. Merda, giù. Giù cosa? Le cose... Le persone si affrontano nella vita. Stanatelo! Chi ha lanciato la bomba? Ma probabilmente ho sparato su qualcosa. Pensavi, credevi. E ti è andata male. Va bene, ce n'è un quarto. E c'è anche un quinto. Perfetto. Non volevo quella, ma vabbè. Tipo la pistola silenziata andrebbe anche bene. Se avessi sparato via Elena, ma ok. Oppa. Là. Stai bene? Sì, tu? Alla grande. Sono stato meglio, ecco. Possiamo fare come prima. Merda. Bloccata. Perché non passi sotto? Mi chiedo veramente cosa ci sia di complicato a volte nel fare le cose. Ma passa sotto. Che ti osta? Qua non c'è nulla. Spit. Ma in realtà si fa poco. E salta fuori. Madonna, si è piantato. Ovviamente è troppo alto per saltarci. Qualche racconta. Niente di che. Ok. Forse c'è la soluzione. La macchina. Sapevo. Io che stavo a farmi tante pare. Invece la macchina. Però non c'è nessuno che sterzi. Lasciala andare. Sta scivolando. Oh, la perdo. Cazzo, brutta storia. Va bene, lo stesso. Molto brutta. Sta giù. Stai giù? Dove? Qua. Ecco qua andrebbe fatta esplodere la macchina. Purtroppo. Non ha recato danno a niente e a nessuno. Dove vai? Godo. E dammi la mia bomba. Dai, dammi la mia bomba. Parara. Cazzo di Vasco, scusate. Che poi era la radio in realtà. Andiamo. Cancello. Però il cancello pare bloccato. E
Elena, potresti anche fare qualcosa nella vita tu. Cioè, madonna, che urto che è sta donna. Veramente, Chloe in confronto era un guerriero. Davvero. Comunque la strada l'ho trovata, grazie. Quassù. Chi è che ci aspetta? Creaturine. Stranamente. Accidenti, quanti diavolo sono? Ci penso, intanto te non fai mai un cazzo. Dobbiamo cercare di passare restando in silenzio. Fuori. Fuori, silenziatore e via. No, pistola silenziata. Who's next? No. Che giro fai? Dimmi che passi di qui. Sì. Ciao. Ah, due colpi pure. Ti ringrazio. Molto gentile. C'è poi troppa gente qui. Non mi piace. Preferisco passare di là. Però abbiamo un problema. Lui volendo può essere fatto fuori così. Appunto. Bene. Finalmente, ragazzi. Le armi silenziate tanto bramate. Ce le abbiamo. Quello merda. Ci hanno scoperto. Attento, Nate. Già, addio al fatto. Attento cosa? Ma no, ma cioè, ci hanno scoperto scoprendo un corpo. Oh. Vai, muori così. Sei morto. Questa mi mancava, ragazzi. Nel catalogo delle uccisioni stealth, chiamiamole così, mi mancava. Che vuoi fare? Veramente, cosa vuoi fare? Lui vuole fare. Purtroppo lui vuole fare proprio quello che non avevamo bisogno facesse. Fa. Morto? Tra poco anche io invece. Morto. 20 anni dopo. Sono nella merda. Stai, badate. Stai buono. L'ho visto. Via di qua. Sì, tranquillo. Tranquillo, dormi sonni tranquilli. Cecchino, dov'è? Cecchino. Pure il cecchino, capito, raga? Cecchino, che lancia la bomba che non mi deve esplodere addosso. Vieni qua, cecchino, vieni. Ciao, cecchino. Ok. Chi è rimasto? Tu.
tu che sei un coglionazzo e vieni ammazzato così. Aspetta che c'è un altro cecchino e altri due cosi. Altri due antisommossa, raga. No, vabbè, che giornata di merda. Quanto ci vuole per far fuori un cecchino, raga? Cioè, non è possibile. Fammi... io perché in realtà volevo questo. Dove sono i farabutti? Vieni. Fuori. Chi è che spara? Hai fatto fuori il tuo amico. Zampo a te. Sarebbe bello colpirti con l'hammer. Tanto ancora 4 colpi. Dove sei? Ah, oh, davvero? Dov'è? L'ho perso. Là. Peccato che abbia regalato un colpo al cazzo per te. Ok. Grazie ai fucili di precisione, ma adesso non mi serve più. Allora. Manca poco. È al di là di quel tetto. Ok. Ma siamo già arrivati all'aereo? Buono. Aspetta, qua c'è una bella scaletta. E che palle, però. Zitta. Ok. Da qui in avanti sembra libero. Già. Allora, arrivo in cima e poi ti aiuto. Bene. Coprimi, ok? Okay. Coprimi. Stai a vedere. Ehi, ma che... ma cosa stai... Elena, ascolta. Oh, diavolo, lo sapevo che avresti provato a fregarmi. Non... ti prego. Perché ti devi fregare? Perché? Siamo onesti. Questa è un'impresa disperata. E sei una giornalista, non rompere i coglioni. Non voglio che succeda mai più. Quindi prendi quel fuoristrada laggiù e vattene da qui. Ora che puoi. Ha trattata male, però ha ragione. Non ti resta molto tempo. Vai. Addio. No, non l'ha detto, quindi va bene. Nella stiva? Chiudi il cancello. Merda. Ho solo 4 colpi di pistola, fate voi. Ok, forse ho capito dove andare. Aspetta, fammi ricolorare un secondo. Ok, via di qua. Di qua. Come non ho scampo, chi lo dice? Ma è ancora vivo qua? No, quanto coglione si è ammazzato. Godo. Calzette, via. Vai fuori, dai coglioni. Esce! Proprio stava silenziata, male non mi faceva. Ah, è morto, ok. L'RPG? No. L'arma, è l'arma che ho io, va bene. Ok, via. Fammi raggiungere quest'aereo qua. Come lo aggiungo?
Vai. Elena, lo sapevo. Brava ragazza. Salta su, forza. Dai. Hai già vu, Già. Avvicinati al carrello. Ok. Tra la macchina serve tipo già fatta inghiottita. Tieni la ferma. Da dove salgo? Da lì. A destra. Un po' più qua. Salta ora. Bravo. Non male, l'ha guidato. Va bene, siamo dentro. Siamo dentro. Madonna, è GTA 5 questo, uguale. È GTA 5. Siamo sopra. Tutto questo per Sally. Si addormenta, giustamente. Guarda che si può riaprire da un momento all'altro, non lo farei. Capitolo 17, clandestino. La band di Ligabue. Inizia la nostra esplorazione.